vi dà il benvenuto, grazie davvero. Li vediamo, li vedi? Io sì, li vedo tutti uno per uno. E allora siamo davvero felici di essere qui questa sera. Un ringraziamento particolare all'ente degli ex Martinit. E che dirvi, noi siamo della Casa di Reclusione di Milano Opera e quando suoniamo siamo davvero bene, benissimo. Speriamo di farvi stare bene anche questa sera. Grazie. Yeah.
Quante volte vai al teatro, no? E c'è la gente lì così. Con quelli di cazzo, se rido mi vede la mia vicina in casa, sono sputtanata. Poi finisci la serata e dici, cazzo, non sarò piaciuto, e vengono tutti in fila, complimenti, eh. E ti viene la di dirgli, ma vado a fare il culo, Tutti vanno a ridere prima, Per scherzare, dai. Torno a casa un po' giù di giri e mi chiama lei, la persona che da quando nasciamo a quando non ci saremo più a 120 anni, vi auguro a tutti voi e anche a me, ci dà i consigli della nostra vita, la signora qua davanti mi ha detto, mamma, come per dire, che domande stupide che fai e scontate, no, l'altra sera ho lavorato ad Arcole e uno fa la zoccola, la sono abituato diversamente, vedi? Ma nel salutarvi e ringraziarvi di questi applausi, siete riusciti a farli grandi, vi dico che è l'ultima volta che mi vedrete ciccione, perché ho investito 3.800 euro per un macchinario che mi ha venduto un medico arabo, un macchinario che con delle terapie e delle sessioni dolorose e continuative potrò perdere 18 kg in un mese. È la macchinetta del kebab. Durante la dimostrazione mi ha detto il medico arabo preoccupato, attenzione signor Pinevone, quando fai parte centrale mette mano su salsiccia, Buonanotte a tutti, grazie a tutti voi, ciao, grazie signori, Max Pinevone, grazie, ciao, ciao, un amico che anche a lui ha voluto essere qui stasera con me. Nemesi è uno dei lottatori che rispetto di più in ICW e sono davvero felice che mi abbia permesso di allenarmi con lui. Roba fichissima sta cosa qua, eh! Io la devo imparare, devi insegnare assolutamente! Si può fare, ma una cosa alla volta. Iniziamo con gli erbo, gomitate. D'accordo. Questa è stata la reazione alla notizia. E poi abbiamo metabolizzato un po' la cosa, per cui noi stiamo già fondando il nostro Racco Fan Club, siamo pronti ad andare con i cartelli, con la freccia che dice mamma sono qui a bordo ring. Quanti iscritti abbiamo? Quanti? Due. Perché c'è qualcuno che non si è ancora accorto. Secondo me è una gran cazzata. Racco! 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 Elbo, una mossa molto importante nel wrestling. Una gomitata che non deve più far rialzare l'avversario. Vedi l'avversario a terra. Controlli. Colpisci. Vai. Va bene, però più veloce. Velocità, agilità e precisione, fondamentali. Così. Petto alto, non si deve più rialzare. Daniele Racco si è messo a fare il wrestling. Ma chi vuole ciccio? Mi ha insegnato delle robe fighissime. Non mi mette le mani addosso, eh. Combat comedian, what's all the stories I'm hearing about you? You wanna be a wrestler? Look at me, Emil Satoshi, 95 kilos of pure athlete, super sexy hot, just coming out of the ring. You think you could be in the ring with me? You actually think you would survive against these guns? Well, think again, Mr. Comedian. You must be joking, right? I wish you all the best of luck, but don't come crying to me now when you get your teeth knocked in. Pitbull, una vera leggenda, è uscito dal suo ritiro per insegnarmi qualche vecchio trucco.
man, guarda, ti spacca il braccio, ti spacca! Non lo vedi che non è lui? Come non è lui? Sì che è lui! Quanto figura! L'ho riconosciuto dalle chiappe, è lui! Spalle. E appunto, non lo inquadrano mai in faccia. Ah. No! 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 Non ci siamo. Mi sono sbagliato. Ti faccio vedere io come si fa. Ti faccio vedere io. Sì. Sì. Così combattono quelli come noi. Devo farlo anch'io? No. Si rialza.